Ciao ragazze, bentornate sul canale. Oggi nuovo video in solitaria, la mia socia questa volta non ci sarà e quindi ho deciso di girarvi un video sulla hair care routine, sulla mia hair care routine. Allora, iniziamo dallo shampoo e dal balsamo. Allora, io sto usando, anzi praticamente finito, questo della Ultra Dolce Garnier alle 5 piante. Allora, io mi ci sono trovata bene, l'inci è del tutto accettabile, non ci sono schifezze dentro, senza parabeni e senza siliconi, con estratti naturali. È composto da 5 piante appunto, il tè verde, il limone, l'eucalipto, l'ortica e la verbena. Per i miei capelli è assolutamente positivo, intanto mi è arrivato un messaggio. I miei capelli li lava benissimo e tra l'altro una cosa che ho notato molto positiva di questo shampoo è che me li tiene puliti per più di 2 giorni. Io solitamente mi lavo i capelli un giorno sì e un giorno no, lo so che è troppo, però purtroppo i miei capelli tendono ad appesantirsi e quindi devo lavarli per forza un giorno sì e un giorno no. Però con questo shampoo ho provato anche a lavarli al terzo giorno e quindi fantastico, perché me li tiene puliti e poi ha un odore buonissimo di tè verde, che probabilmente magari non a tutte piace, però è molto fresco ed è veramente un buono shampoo. Costa pochissimo tra l'altro, perché è uno shampoo da supermercato. Niente, qua cosa dice? Capelli, è per capelli normali, stanchi e spenti. Io vi premetto che ho i capelli trattati, quindi ho una tinta e questo mi è piaciuto molto. In combo con questo shampoo uso una maschera ed è la maschera della Omia Laboratoires, non lo so, che è questa, la maschera capelli erboristica della Omia appunto, all'aloe vera. Allora, io ho provato in realtà il balsamo di questa linea, però non è che mi abbia chissà che soddisfatto e quindi ci ho abbinato questa maschera. Ragazzi, è fantastica, ha un odore fresco, niente di... no, è molto buono, però non niente di particolare. E questa maschera, ragazzi, è buonissima, è anticrespo, quindi anche quando c'è questo tempo un po' uggioso i capelli tengono benissimo la piega e poi tra l'altro ha un inci pressoché perfetto, perché come voi sapete la Omia ha tutta questa linea di prodotti assolutamente... Alcuni sono eco bio certificati, mentre altri come questo è un prodotto erboristico, quindi non ha certificazioni, però è molto molto buono l'inci. Al primo posto troviamo l'acqua, al secondo l'aloe, e eccetera eccetera, quindi è molto 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 buona. Qui dice contiene 0% di coloranti sintetici, siliconi, PEG, oli minerali e parabeni. L'aloe vera è praticamente da agricoltura biologica certificata, quindi l'aloe è certificata, ma non trovo che tipo di certificazione abbia. Niente, comunque è molto molto buona questa maschera per i capelli. Io a volte la uso a mo' di balsamo più che come maschera, però quando ho bisogno, sento che i miei capelli iniziano a essere secchi, la uso, la tengo in posa più tempo e quindi la uso a mo' di maschera. Poi passiamo ai trattamenti. Allora, come non poter citare il mitico in assoluto olio di cocco.
Allora, vabbè, che ve lo dico a fare. Ovviamente è in stato solido perché è inverno. Vabbè, io adoro il cocco. Niente con questo, io veramente, ci si può anche struccare con l'olio di cocco in realtà. Io lo uso principalmente per i capelli, per fare degli impacchi, e lo tengo in posa una mezz'oretta, anche un'oretta prima di farmi lo shampoo, poi vado in doccia, mi faccio lo shampoo, lavo tutti i capelli, sono fantastici, morbidissimi e 100% naturale. E questo qua è della marca CMD Nature Cosmetics, l'ho comprato, l'ho preso su il sito Ecoverde. Poi passiamo a un altro olio che però, a differenza dell'olio di cocco, metto sui capelli subito dopo lavati, che è l'olio di semi di lino dei Provenzali. Allora ragazze, questo fa una puzza immane. Infatti ne ho usato pochissimo perché non riesco, vi giuro, a usarlo, anche se effettivamente è molto molto buono come olio, molto nutriente. Questo è appunto dei Provenzali, olio di semi di lino naturale al 100%, ed è appunto, qui dice, da usare come maschera, capelli ristrutturante, come impacco antiforfora, come volumizzante protettivo e come trattamento di bellezza per i capelli. Anche questo è molto molto buono. Poi, allora, sia l'olio dei Provenzali ai semi di lino che l'olio di cocco sono due oli 100% vegetali. Quello che vi faccio vedere adesso non è vegetale, è questo olio della Vella, Will Lissant, un olio lisciante. Allora, questo, vabbè, che ve lo dico a fare, pieno zeppo di siliconi, ma ha un profumo divino, buonissimo, e questo qui lo uso, si può usare sia sui capelli bagnati che sui capelli asciutti. Questo io lo uso nelle occasioni eccezionali, nel senso quando devo andare a un compleanno, devo andare a una festa, devo uscire a ballare, questo qui comunque viene sempre utile in quei momenti dove devo avere i capelli perfettamente in ordine, e questo qui è veramente un ottimo olio, non è eco bio, però ragazzi, è fantastico anche questo, e io lo uso molto spesso. Sì, l'inci non è chissà che cosa, però è molto molto buono. Poi vi volevo parlare, anzi no, prima vi parlo di questo, allora, della famosissima crema Fito 9. Questa crema, vabbè, tutti la conoscerete, è praticamente una crema come quando vi lavate il viso, ve lo asciugate e poi vi mettete la crema sul viso, lo stesso concetto, vi lavate i capelli, vi asciugate i capelli, vi mettete la crema sui capelli, questa. Allora, io in realtà non la uso proprio così, allora io la uso in realtà a capello bagnato, perché secondo me la Fito 9 sul mio capello lo appesantisce un po' troppo, cosa che però non fa la Fito 7. Questa è molto più nutriente, invece la Fito 7, al posto di avere 9 piante al suo interno, ne ha 7, è leggermente un po' meno pesante, però sinceramente sul capello bagnato a me questa piace tantissimo, idrata il capello. Questa in realtà è per capelli molto secchi ed è per questo che io la uso sui capelli bagnati. Io non ho i capelli particolarmente secchi, però ne traggono davvero tanto 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 beneficio. È un toccasana per i miei capelli, è buonissima, l'odore non mi fa impazzire perché adesso ho il raffreddore, però è molto molto buona anche questa, la Fito 9, approvatissima. Vi volevo parlare assolutamente di una linea che si chiama
cosa lo sto prendendo a fare, che si chiama BioClean. Allora, la BioClean è una marca che vendono solo in farmacia e è molto 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 buona. Allora, io qui ho le fialette. Ho le fialette, praticamente queste sono fiali per capelli trattati e indeboliti, azione urto, ristrutturante e nutriente. Insieme a queste fialette io avevo anche lo shampoo e la maschera, il barattolone di maschera, fantastici. Allora, io c'è stato un periodo che avevo veramente i capelli disastrati a causa di uno chatouche fatto all'inizio di quest'estate. Ho iniziato a usare questi prodotti e ragazzi, hanno fatto veramente la differenza. Adesso sto finendo di usare le fialette, mi piacciono un sacco anche perché hanno il... praticamente la fialetta si versa dentro a un flaconcino con uno spruzzino che è già in dotazione nella scatola e una volta lavati i capelli vi spruzzate con questo liquido. E se non volete usarla tutta, comunque il liquido è nello spruzzino e lo lasciate lì e lo usate il lavaggio successivo. Quindi questa cosa è molto molto comoda. E poi queste fialette sono una bomba. Io ho provato diverse altre fialette, tra cui anche quelle della Fito. Non fanno assolutamente lo stesso effetto che mi hanno portato queste, cioè queste qua sono veramente fantastiche, sono davvero ristrutturanti, tengono benissimo la piega, sono una cosa fenomenale. Ok, allora adesso vi volevo parlare delle spazzole, in particolare di questa. Questa non è la famosa Tangle Teaser, ma è sua sorella praticamente, è la Dessata. Il concetto è identico a quello della Tangle Teaser. In teoria vi si dovrebbe annullare l'elettricità statica che si forma solitamente sui capelli e che è bruttissima. Io ho anche quella piccolina, che è quella da borsetta, con il suo cappuccio, molto comoda. Principalmente io uso questa per pettinarmi e la trovo molto molto efficace. Ultime due cose, vado in immersione, il phon che uso per lavarmi i capelli, per asciugarmi i capelli, è questo della Imetec Bellissima Revolution, un phon normalissimo, mi piace molto. E ultimo, come non parlarvi della mia piastra, la famosissima GHD. Questa è... io ho avuto tantissime piastre, questa è la migliore in assoluto. Non voglio dire che GHD sia la migliore marca in assoluto nel mondo che fa piastre per capelli, però sì, è una delle migliori. Sicuramente ci saranno altre marche che io non conosco, però ad oggi GHD è quella che sui miei capelli ha reso maggiormente. Questa qui è la classica, quella forse è la più piccola, la più stretta, ed è molto molto buona, cioè come regge la piega. Quando uso questa piastra non ha mai retto. E niente, io credo di aver finito e questo è tutto. Spero che nel prossimo video ci sarà anche la mia socia. Tra l'altro, questo adesso io non so se questo video andrà in onda prima del video della seconda parte dei prodotti top del 2015 o dopo. Nel caso, adesso ci dobbiamo organizzare un attimo e niente, come escono, tanto prima uno poi l'altro non cambia niente. E quindi vi saluto, vi mando un bacione, grazie per avermi seguito, ciao!